Preso d'assalto addirittura prima dell'orario di apertura, il mercatino di Natale dell'Empa, che oggi, l'1 dicembre, ha aperto i propri spazi, come ogni anno, in via Pier Maria Cavina, per intenderci la via del Cinema Italia. L'inaugurazione dell'edizione 2016 del mercatino era prevista per le 10 di questa mattina, ma in molti acquirenti si sono presentati in anticipo rispetto all'orario programmato. Un rinnovato ed energico sentimento nei confronti degli animali in difficoltà e più in generale verso le tematiche sociali, che ha sbalordito la stessa EMPA, che nell'arco di quest'anno ha registrato grande vicinanza da parte dei faentini agli animali e all'attività dell'associazione, come mai prima d'ora. E a sostegno degli animali e dell'attività dell'associazione, a sostegno dei canili di Via Righi e di Via Plic, sono dirottati ogni anno gli incassi del mercatino di Natale, dove è possibile trovare tante idee regalo da mettere sotto l'albero insieme ai nuovi calendari dell'EMPA. All'interno dei locali offerti gratuitamente dal maestro Goffredo Gaeta, arredati grazie alla disponibilità della ditta Bandini Faentina Sport, è possibile trovare di tutto: utensili per la cucina, servizi di bicchieri da tavola, giochi per bambini, libri, fumetti, CD, DVD, dischi, soprammobili, bigiotteria, borse, vestiti e oggettistica varia. Tutti oggetti in ottimo stato, raccolti e accuratamente selezionati dai volontari durante tutto l'anno per offrire al pubblico buoni prodotti a prezzi bassi. Per chi fosse interessato, durante tutto il periodo di apertura del mercatino è possibile continuare ad effettuare donazioni di oggetti destinati alla vendita. I volontari, infatti, continueranno a ritirare gli oggetti devoluti dai privati per continuare a garantire un costante ricambio della merce in vendita al mercatino. Come ogni anno, hanno voluto fare la propria parte anche i ceramisti, gli scultori e gli artisti faentini, che hanno donato all'associazione diverse opere da mettere in vendita, sempre a prezzi calmierati, offrendo allo stesso tempo la possibilità di acquistare pezzi d'autore. L'iniziativa, che quest'anno compie 10 anni, ha avuto nel tempo un crescente successo, attirando sempre più curiosi desiderosi di partecipare ad un'opera di bene. Il mercatino rimarrà aperto fino al 10 gennaio, anche la domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.